tanti appuntamenti. Cari amici della Presidenza, voglio dirvi che solo, o meglio, appena 7 anni fa, nel pronunciare del 2004, l'UDC raggiungeva una percentuale del 2,8 in città. Passava nel 2008 alle elezioni amministrative a un 7,6 per raggiungere poi le elezioni amministrative scorse nel marzo, le elezioni regionali scorse nel marzo del 2010 il 10,6%. Un risultato importante, un grande successo che sono certo con l'appoggio di tutti voi, con gli amici, con la grande famiglia dell'UDC di Casoia e Arpino, punteremo a aumentare questa cifra. E perché non sfiorare il 15% con l'aiuto di tutti voi e sicuramente ce la potremo fare. Quindi passo a ringraziare gli autorevoli rappresentanti in attesa di aspettare altri amici. L'onorevole Ciriaco Di Mita, coordinatore regionale della Campania, dell'UDC, Unione di Centro, nonché eurodeputato, nonché l'unico uomo nella storia della Democrazia Cristiana a essere Presidente del Consiglio dei Ministri e contemporaneamente Segretario della Democrazia Cristiana. Quando abbiamo avuto l'idea con i miei amici di organizzare questa manifestazione, era verso la fine di novembre, più o meno, quando volevamo far sapere alla città che dopo qualche incomprensione il partito si era ricompattato. Pensavo di spostarlo dopo le vacanze natalizie, infatti fissando il 4 febbraio scorso. Ma ci fu comunicato che c'era il nostro leader nazionale a Napoli, ci chiesero di spostarlo. Doveva essere un'assemblea organizzativa, ci troviamo stasera invece ad affrontare tutt'altro tema. Ma non ci spaventa, anzi posso dire stasera che l'UDC apre ufficialmente la sua campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative. Ringraziare ancora il consigliere regionale Biagio Iacolare, vicepresidente del Consiglio regionale, e il dottor Ascione, consigliere provinciale. Ringrazio le forze dell'ordine presenti stasera, ringrazio le tre associazioni di protezione civile che contribuiscono quotidianamente a lavorare sul nostro territorio, mi riferisco alle Aquile, Tricolore e Folgore. E ringrazio il preside della scuola media, padre Ludovico di Casoria, che ci ospita stasera nella persona del professor Armando Puzza. Vogliamo la parola all'onorevole Vita. Basta con le pagliacciate. No, Noi vogliamo il lavoro. All'onorevole De Mita, chiediamo un attimino la parola perché è un momento che vogliamo presentare alla Presidenza. Va bene, allora se ci fate completare dopo parleremo. No, lo vogliamo adesso, vogliamo parlare perché dobbiamo andare via, non facciamo parlare. Vogliamo soltanto parlare e dire la nostra a questa classe dirigente vita. Allora ci fai parlare un attimino, perché se non si liberano la manifestazione. Non si abbiamo bisogno di lavoro! Dateci la parola! Lavoro! Gennaro, vieni a prendere la parola, vieni! Vieni!
ci siamo sempre confrontati, cacciere da fuori, cacciere da fuori, e già Giuseppe Portovello.